Ciao a tutti ragazzi, sono Carly, che è Carly e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. La volta scorsa finalmente siamo riusciti a incantarci qualcosa. Abbiamo fatto l'arco con infinità, la spada con affilatezza e io da solo invece ho aggiunto protezione 2 sulle gambe e nei piedi protezione 3 con distruttibilità 3. Direi che è perfetto. La volta scorsa, quando sono tornata dall'esplorazione della giungla, ho notato in un bioma lì accanto che c'era praticamente una torre dei pillager e oggi vorrei appunto andare ad attaccarli. Guardate come sta venendo bene la casa di Kendall con tutte queste liane che scendono. E quindi oggi mi piacerebbe andare lì da loro, ammazzarli tutti e poi andare a salvare un villaggio. Mi toccherà respingere i pillager in un'incursione. E onestamente una volta l'ho fatto ed è stato veramente veramente difficile sopravvivere, ma forse perché avevo proprio un'armatura sbagliata. E guardate che cosa ho trovato per strada. Ho trovato due cani che infatti oggi ci seguiranno in questi... Perché sono arrabbiato? Cos'è che hanno? Cos'è? Volete della carne di agnello? Siete felici adesso? Ma cosa ragazzi? Possono avere i figli, i lupi? Non lo sapevo. Oddio, ma chi è questo piccolino? Ragazzi, vi giuro non l'ho mai fatto. Vieni con me, anche tu. Ah, è già mio, ok. No, vabbè, ragazzi, vi giuro, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. Va bene, allora proseguiamo giù per di qua. Mi sono salvata le coordinate, come sempre, per ritornare nel punto. Ma guardate quanto è piccolo, è proprio piccolissimo. Sembra puzzino. Ragazzi, ora che vedo le api, mi chiedevo, siccome io a casa ho un'ampolla con del miele, che cosa ci posso fare con quella? Potreste farmelo sapere qui sotto nei commenti, perché proprio non ne ho la più pallida idea. Oddio, sta iniziando a venire notte. Questo sì che è un bel disastro. Guardate, altri cani, prendiamoli tutti, ho tante ossa con me. Uno, due, venite tutti con me. E tre, voilà, guardate quanti ne ho, mi aiuteranno sicuro in questa impresa. Mi sento più sicura se li ho tutti con me. Se ci sono altri cani da reclutare, che vengano qua in zona. Guardate un po' qua che cosa ho trovato durante il mio percorso. Allora, pepite, carica di fuoco, pepite di ferro, indistruttibilità 2. No, non c'è nulla di interessante. Oh. Però magari sapete cosa? Lasciamela, posso portare con me. Ok, il nostro viaggio continua giù per di là. Ci sono le pecore quelle strane. Ragazzi, ma che razza di bioma ho appena trovato? Non ci sono mai stata. È stranissimo. Che bioma sarebbe questo con tutte le costruzioni di ghiaccio? Guardala in fondo! Ragazzi, ma che cos'è questo posto? È stranissimo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che razza di bioma è questo. Non ne ho proprio la più pallida idea, non l'ho mai visto. Oddio ragazzi, credo di vederla, credo sia quella là in fondo. Eh sì, è proprio lei. Oddio. Allora, non so se è il caso di andare subito adesso oppure aspettare il giorno. Oddio, scusami cagnolino, scusa, vieni qua. Non saprei perché... Oddio! Ragazzi, non ho mai visto lo scheletro di ghiaccio. No, scusa, ho preso il cane. Non l'ho mai visto. Oddio, ma mi ha dato una maledizione. Che maledizione è? Ok, allora, ragazzi, io direi ci troviamo un punto. Tipo magari un po' scavato sottoterra. Ma guardate, ma sono bellissimi. Scusate, ne voglio attaccare un altro. Vediamo. Due. No, ho preso il mio cagnolino, no. Che stupido. E aspettiamo il mattino e andiamo a fare l'attacco ai pillager. Oddio, ma che ci fa qua l'orso? Oddio. Oddio, mi attacca. È molto arrabbiato l'orso. No, povero piccolo orso, è rimasto da solo. No, mi dispiace, scusa. Senza sofferenze, ammazziamo anche te. Bene, ora che la notte è passata, direi, possiamo andare... possiamo andare ad ammazzare tutti i pillager. Oddio, no, il creeper no, ti prego, stammi alla larga. E stai alla larga anche dai miei cani, per cortesia. Ecco, grazie. Oddio, guardate come mi corre addosso, è arrabbiatissimo.
Ecco, uno è morto. Oddio, ecco il secondo. È super arrabbiato anche lui. Toh, tieni. No, ho preso il cane. Ecco, tutta colpa tua. Tutta colpa tua. Allora, lasciamo qua la carne di zombie che non mi interessa. Anche la membrana di Phantom al momento. Oh, ma... Sì, vabbè, ma in quanti siete? Ok, due. Guarda come non mi fanno assolutamente nulla perché la mia armatura è perfetta. Non mi fanno nulla. Oh. Spero non mi abbiano accoppato i cani perché sennò mi arrabbio tantissimo. Oh no, ci sono tutti. Sono ancora tutti qui. Allora, abbiamo preso lo stendardo del malaugurio. Esci pure, poverino. Anche tu esci, esci. Ehi, golem, sono liberi adesso, non vedo l'ora di... Oh, ma c'è un altro lì. Ci siamo lisciati entrambi. Beh, ok, direi che... Oh, ce n'è un altro, ma basta, quanti ce ne sono? Ok. Basta, adesso voglio andare a vedere che cosa hanno in casa. Voglio depredare tutto, mentre i golem fanno la guardia qua sotto. Qua su, eccoti. Ma tutto questo per del grano. Gancio per filo ad inciampo. Wow. Pensavo che ci fosse molto molto di più, se devo essere sincera. Stupido, spostati. Ma non muore mai quello. Ah, ecco. Allora, ci facciamo un attimo un... Ecco, per colpa sua ho fatto due crafting table inutilissime. Volevo farmi del pane. So da qua dove potrebbe essere un villaggio. Direi che ci andiamo e lanciamo la maledizione. Che cos'ha questo coniglio che aveva gli occhi rossi? È solo un po' pazzerello. Oddio, ma lì ce ne sono altri. Ma basta, ma quanti ce ne sono? Ok ragazzi, credo di aver appena visto. Ok, eccolo lì il villaggio. Oddio, siamo pronti ad andare lì e lanciare la maledizione divina. Poverini, mi dispiace. Ok, sono pronta per l'incursione ragazzi. Andiamo. Uno, due, 3, 4, 1, 2. Oddio, oddio. Questa semi di barbabietola. No, ragazzi. Che rivelazione. Non ci credi, semi di barbabietola. No, vabbè, non vedo l'ora di coltivarli a casa. Avanti, dove siete? Fatevi sotto. Ragazzi, finalmente forse mi sembra di averlo visto qua dietro vagabondeggiare. Eccovi. Cioè, davvero, siete rimasti nascosti qua per cosa? Per cosa esattamente? Che non vi trovavo? Stupidi. Oh, ma per sbaglio. Scusate, ma mi ha mandato... Ma cosa, mi ha mandato uno smeraldo? Non lo sapevo. Bene, torniamo alla base. Dove stanno scappando tutti? Dove stanno scappando? Tornate a casa, che fate stupidi qua fuori? Eccoli. Oddio, è vero ragazzi che c'è il cinghialone. Oddio. Muori, muori, muori. Il mio arco è più forte. Sì. Oddio no, è il cinghialone che mi fa tanta paura. Oddio. Ok, è morto, bene. Oddio, ma perché il mio cane è diventato grigio? Non l'avevo mai visto. O si è buggato o non si sa. Ragazzi, veramente non lo sto trovando da nessuna parte. Ti ho sentito. Che bigotto, ti sei nascosto qua sotto, stupido. No, no, torniamo su, torniamo su. Avanti, sono pronta. Venite voi altri. Mi dà un po' di paura in realtà. Ho un po' di paura. Eccoli. Eccoli, stanno arrivando. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ragazzi, ho un'idea splendida. Ecco. Da qua in alto è perfetto. No, spostati però il cane. Uffa. Non riuscirete a salire. Stupidi ingrati. No, tu non ci riesci. No, neanche tu. No, neanche tu. No, neanche tu. Eccolo, il cinghialone. Non mi fanno nulla comunque. Vorrei apprezzare con voi questa cosa. Guarda come distrugge tutto. Oddio, ma se lui distrugge tutto,
ucciso un lupo. Ma dai. Tutta colpa tua, brutto cinghialone. Muori. È morto. Ok. Sfida completata. Siamo gli eroi del villaggio. Non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere. I fuochi d'artificio sono per me. Sono per me. Grazie. Grazie. Grazie mille. Oh mio Dio. E non ho neanche usato le mele d'oro. Questa è proprio una figata assurda, ragazzi. Bene, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Io e i miei ultimi due cani rimasti su 6. Vi diamo un grandissimo saluto. Vi auguriamo una buona giornata. Bevete tanta acqua. E da Carly è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!